Salve a tutti, siamo qui con Max d'Este per parlare dei suoi libri. Max ha scritto 3 libri, ma oggi vogliamo parlare del suo ultimo libro, Il desiderio di cadere, che è uscito, quando è uscito Max? È uscito la scorsa estate, quindi circa 7-8 mesi fa. Allora, Il desiderio di cadere non è un libro di un filone particolare, si può dire che è un romanzo contemporaneo che parla di problemi quotidiani che possono avere le persone, che parla di estraniamento, di sentirsi persi in una società nella quale magari non ci si riconosce più al 100%. Qualcosa che mi ha colpito mentre lo leggevo è il rapporto che Jack ha con le varie donne che compaiono nel libro. Parliamo delle principali, abbiamo la moglie, la fidanzata, anche se adesso può sembrare strano, e la mamma. Cosa ci puoi dire di questi tre, di questi rapporti con queste tre donne? Beh, interessante quello che cerchi di riportare a galla. In effetti il nostro protagonista, Jack, instaura delle relazioni via via nel corso della storia con delle donne, e sono relazioni tutte un po' particolari. Beh, con sua moglie è una persona che in qualche modo l'ha aiutato nei momenti di difficoltà, e subito dopo l'incidente durante la luna di miele, a questo punto è la moglie che avrebbe bisogno di aiuto. Infatti Jack si sente combattuto a avere la moglie in coma, e lui comunque che cerca di rifarsi una vita anche da un punto di vista sentimentale. E in questo senso, quando conosce Nathalie, che inizialmente si presenta come una semplice segretaria, si innamora subito perché è più giovane, bella, attraente, e poi nel corso della storia da segretaria diventa il suo capo. E quindi di nuovo un rapporto particolare dove in questo caso Nathalie, come lo era già prima lei a sua moglie, diventano superiore a lui in un qualche modo, se volete, lui recita un ruolo subalterno. E infine con la mamma, in effetti, è la storia che è stata più forte per me da scrivere, questa mamma che è attratta così dall'idea di rimanere sempre giovane e ricorre spesso alla chirurgia plastica, e a un certo punto il suo chirurgo plastico le dice: non siamo più in grado di garantire la manutenzione di tutti i vari rifacimenti, e lei dice a 66 anni: va bene, quello che dovevo fare l'ho fatto, a me interessa solo l'aspetto fisico. E addirittura propone a suo figlio di accompagnarla in una clinica in Svizzera francese a Losanna per un'eutanasia, quindi non per una malattia terminale o qualcosa di profondamente debilitante, ma proprio legato all'aspetto fisico. E anche in questo caso Jack, il figlio, vive passivamente questa situazione, non prova in nessun momento a farle cambiare idea e la seconda fino alla fine. Ecco, e poi riscoprirà di nuovo con lei, ma non aggiungo altro, sennò poi rischiamo di fare lo spoiler. No, quello che hai detto tu, hai parlato di passività, è quello che mi ha colpito. In fondo è un personaggio estremamente passivo, Jack. Lo vedi con la madre, lo vedi con questa fidanzata che alla fine lo domina completamente, o sono io che sbaglio l'interpretazione? È proprio così, sotto più punti di vista questo ne è uno. Lui si presenta come un po' inetto, un po' in difficoltà, e per me era interessante creare questo personaggio proprio per mettere in risalto l'idea che anche le persone più in difficoltà, più passive, poi riescono a reagire. Perché nel corso della storia lui troverà anche il momento per reagire, agganciarsi un appiglio e provare a realizzare poi quello che era il suo più grande sogno, cioè quello di diventare scrittore. E però il punto di partenza è proprio questo, è una certa passività, una certa inettitudine, rifacendomi a una tradizione di protagonisti a partire da Italo Svevo nella coscienza di Zeno, che sicuramente mi ha influenzato molto da questo punto di vista. Un'altra cosa che è particolare nel tuo romanzo, che ha a che fare appunto con questo modo di porsi del protagonista, è il numero di suicidi presenti. Adesso io non so la statistica di suicidi presenti in un libro medio, vabbè, di solito è bassa. Comunque penso che il tuo libro contenga un numero di suicidi più alto della media. In realtà sono suicidi potenziali, poi in atto ce n'è soltanto uno verso la fine con un personaggio secondario.
perché nel caso della mamma si tratta di un'eutanasia, quindi è anche interessante riflettere sul confine suicidio, eutanasia. E per me questa era una provocazione, parlare della madre che per motivi estetici decide di porre fine alla sua vita, ma facendosi aiutare da una clinica che accetta di farlo. E ho trasfigurato una realtà da cui sono partito, quella di questa ragazzina olandese, minorenne, che aveva chiesto l'eutanasia a 14 anni perché si sentiva triste. Mi aveva colpito moltissimo questa storia, in un qualche modo ho provato a trasfigurarla in questa situazione. Poi l'amico, o se vogliamo il collega di lavoro di Jack, il protagonista, durante la loro missione a Milano, sembra una persona sul punto di farla finita perché non è accettato dalle donne, lui ci prova ma il suo aspetto fisico non piace, ma in realtà non si suicida perché muore di Covid. E quando aveva raggiunto una certa felicità, perché in ospedale era ben trattato dalle infermiere, erano tutte molto gentili con lui e lui stava riscoprendo una nuova dimensione. E poi il protagonista, con il finale, tu magari ti riferisci anche a questo aspetto, in realtà si tratta di un finale in sospeso, sta davvero al lettore capire come va a finire. Non sta scritto che lui finisce, sta scritto semplicemente che succede qualcosa e poi chissà come andrà avanti. Io l'avevo interpretata così, ma è una mia interpretazione, forse ero triste nel momento in cui ho letto il libro, non lo so. Però ci sta, diverse lettrici hanno detto, ma che peccato che l'ha fatta muore, finita. Muore poverino, ho detto, guarda che non l'ha fatta finita, lascia questa idea ma non si sa. Ognuno lo interpreta un po' come vuole. È vero. E poi c'è anche un'altra componente che mi ha colpito del tuo libro, che è questa fiabesco onirica in cui c'è la natura che parla con il protagonista. Ci vuoi parlare di questo? Allora, il romanzo è partito da una scena e da un mio disturbo, che è quello delle vertigini, un leggero disturbo col quale convivo da anni. Per andare su una teleferica, su un aereo, per me è sempre un problema. Ti capisco. E quindi la tragedia nasce da un momento che cadono da questa cascata e il protagonista si ritrova 7 giorni a vagare nella foresta da solo perché la moglie non si sa dov'è. E lui in più ha anche un bacino fratturato, e allora in una situazione così estrema è chiaro che si cerca di fare affidamento a risorse che magari non immaginiamo di avere. Lui lavora molto di immaginazione, addirittura arriva a un certo punto a immaginare che la natura parli, che un animale possa parlare con lui, aiutarlo. In realtà è per mostrare a che punto il cervello cerca di sopravvivere, a che punto l'uomo riesca a trovare la forza per sopravvivere. E il contrasto è sempre questo, il desiderio di cadere, da una parte la paura di cadere o di lasciarsi andare perché non ce la facciamo, dall'altra la voglia di restare comunque in piedi e a galla. Alla fine, come dici tu, probabilmente il personaggio principale ce la fa, anche se a me non sembrava, però l'importante è che ci sia una speranza. È vero. Progetti futuri? Ma ho diversi cantieri aperti, c'è un altro romanzo in corso, una raccolta di racconti e un poema narrativo. E sicuramente sono opere per me molto importanti, sono anni che ci lavoro e quindi adesso piano piano vorrei terminare questi cantieri. Grazie Max, magari c'è qualche domanda dal pubblico? Prego. Sergio? Grazie, ma io ho letto il romanzo con molto piacere, a me interessava anche questo personaggio del culo, no? Se non mi sbaglio, sudamericano, che praticamente fa da contrappunto con un personaggio che è un po' giù, no? Ha questa sua storia particolare per essere giù, ha paura di cadere, è caduto, la moglie in coma, questa fidanzata che lo stravolge, mentre il personaggio del culo è super positivo, addirittura vuole candidarsi alle elezioni di Bellinzona, la Bellinzona si svolge il romanzo, e da dove è tirato fuori questo personaggio, cosa rappresenta e come interagisce alla fine, già dall'inizio però, con il tuo personaggio principale, con Jennifer. Sì. Grazie della domanda, in effetti è un personaggio un po' particolare, è da poco in Ticino, quindi si esprime già con un italiano che è un ibrido con lo spagnolo e ha delle passioni, ma soprattutto è un ex psichiatra che è stato radiato dall'ordine dei psichiatri perché non vendeva abbastanza farmaci.
E lui diceva che per far guarire le persone, più che vendere i farmaci, bisogna lavorare sulle cause, che al contrario i farmaci rendevano il malato a vita. E gli propone un rito per guarire, un rito per lavorare sulle sue difficoltà. È un rito chiamato psicomagico, mi sono ispirato a Jodorowsky, e in poche parole gli fa raccontare la storia che lo traumatizza, e questa storia, una volta che sarà terminata, poi dovrà bruciarla per finire il rito. E la questione è che a un certo punto Jack è un po' indeciso se bruciare questa storia o se magari sfruttare l'occasione per raggiungere anche il successo da scrittore. Mi sembrava interessante. Il discorso legato alla politica, al sindacato di Bellinzona, perché lui si candida come sindaco e, se vogliamo, fa anche un po' da contorno. Era per me l'occasione di parlare anche di alcuni ideali che emergono nel nostro quadro politico e che a volte sono anche un po' contraddittori. Lui stesso si contraddice più volte e mi piaceva anche in modo un po' divertente, un po' così scanzonato, raccontare anche questa dimensione. Quindi questo è un altro tema ancora, l'amore, la politica, la psichiatria, un romanzo a tutto tondo. Sì, è vero, però di base è il racconto di persone che cercano di relazionarsi con altre e spesso con molta fatica, e in questo modo mi sento di dire che il mio tentativo di raccontare il presente è andato a buon fine. È un po' la nostra realtà, una realtà dove siamo tutti molto frenetici, siamo bombardati da informazioni, sicuramente un presente molto complesso e articolato e non sempre difficile, facile da capire e dargli un senso. Grazie mille, grazie a tutti, alla prossima. Grazie quindi a Chiasso TV e buona lettura.